siete in foca. Noi ci avemo il cuore grosso, mezzo giallo e mezzo rosso, e il tifoso romanista dei tifosi è sempre più. E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, qui è Gia Piazza. Oggi siamo di nuovo qui per portare appunto la serie sulle pagelle della Roma, ragazzi. È una serie che sto portando sul canale, in cui andrò appunto a riportare i voti che farò io riguardante il giorno dopo, li porterò il giorno dopo a partire da Roma. Se volete vedere gli altri, lascio qua sopra tutta la playlist se volete vedere le altre pagelle che ho dato. E mi raccomando, andate a vedere il video di Spider-Man, che domani dovrebbe uscire il quarto episodio. Quindi andate a vedere se voi siete persi e niente. Vedete pure i post partita, ve lascio qua sopra pure il post partita della partita, che volete sapere che ne penso del commento della partita a caldo, sia della Roma ma anche di Napoli e Inter. Ve lascio tutto qua sopra nelle schede, dateci un'occhiata. Oppure rispondete anche al sondaggio che farò. E niente. Oppure lasciatemi, commentatemi qua sotto scrivendomi i vostri voti, che voti dareste alla Roma. E niente, iniziamo subito col video. Allora, innanzitutto io partirei sempre come al solito dai titolari. In porta Olsen, a cui ho dato un 6+. Diciamo che potevo dargli anche un 6,5, diciamo, perché nel finale ha fatto una bella parata, diciamo, non proprio un miracolo assurdo, però una bella parata, molto, che fa pensare molto quasi a un miracolo, però insomma, diciamo, ad essere abituati con Allison che faceva un sacco di miracoli, però il 6+, secondo me, è più che sufficiente Olsen. Poi Florenzi, che è stato uno tra i migliori in campo, a cui ho dato 7-. Quel meno, ragazzi, sta a significare solamente che nella fase difensiva non è stato proprio perfettissimo, poteva fare leggermente meglio, però comunque è stato in fase offensiva, ha sfornato un sacco di palloni interessanti, ha corso tanto sulla fascia. Ecco, giusto quel poco quasi 7, che ho dato 7-, ragazzi. Juan Jesus, passiamo al, secondo me, il peggiore in campo, ragazzi. Non si può ancora giocare titolare con Juan Jesus, mo dobbiamo andare a giocare con Real Madrid e noi giochiamo ancora con Juan Jesus. Io non lo so, è vero che dovevamo fare turnover, però che cavolo, ma Juan Jesus, ma era meglio Marcano a sto punto. Che io ho dato 4 a Juan Jesus, 4, una partita imbarazzante quella di Juan Jesus, il ritardo su ogni pallone, cioè, poi da comunque non si può vedere ancora in campo con Juan Jesus, è una cosa vergognosa, vi prego. Levatelo dai titolari, levatelo, ma anche dai panchinari, non ci può stare Juan Jesus. Juan Jesus come quinto, sesto difensore, non si può. Poi Manolas, diciamo quasi sufficiente anche lui, 5,5. Diciamo che a differenza di Juan Jesus ha recuperato un po' di palloni, non è stato perfettissimo nei passaggi, quindi diciamo, se la Roma avrebbe vinto la sufficienza gli avrei data, ma purtroppo non è arrivata la vittoria. Il reparto difensivo è stato il peggiore, secondo me, il peggiore reparto della squadra. Quindi, poi Kolarov, altro terzino, qui ho dato, secondo me è stato uno dei peggiori in campo, io ho dato 4,5. Sono stato un po' cattivo Kolarov, perché in fase offensiva, diciamo che il suo l'ha fatto, però in fase difensiva ogni controllo, ha sbagliato ogni controllo, ha perso troppi palloni in difesa, si stava facendo quasi autogol, ma poi diciamo è stata una mezza parata di Olsen. E quindi raga, 4,5, io da lui mi aspetto molto di più, quindi mi raccomando Kolarov, alla prossima non me fasse figure Kolarov. Poi passiamo a Zonzi, a differenza dell'altra partita ha fatto una buona partita. Io potevo dare anche un po' di più, io ho dato solamente 6, ragazzi. Diciamo che il primo tempo ha fatto un signor primo tempo, il secondo tempo è un po' calato, però ha recuperato un sacco dei palloni. Potevo anche da 6,5, ma io ho dato 6 perché purtroppo non è arrivata la vittoria da Roma, quindi non mi sono sentito dargli più di 6. Cristante è stato uno tra il migliore, secondo me, a centrocampo. Anche se è vero, lui faceva la doppia fase, faceva sia la fase offensiva che difensiva, cioè faceva il doppio ruolo. Mi è piaciucchiato, diciamo, a differenza del solito Cristante, si è fatto trovare pronto, infatti è anche autore anche di un gol, di un bel gol, si è fatto trovare pronto sull'assist di Dzeko.
una bella palla che gli ha fornito già, questo secondo me 6 e mezzo ci può stare, però da Cristante pure lui mi aspetto che possa far meglio di un semplice, possa far molto di più. Pellegrini, passiamo a un'altra, nota dolente di questa squadra, Pellegrini. Io te prego Di Francesco, non me lo puoi mettere più, Pellegrini non può giocare titolare, non può più giocare titolare, ha sbagliato tutto, tutto, è stato uno dei peggiori in campo insieme a Juan Jesus. Io non lo posso più vedere, mi dispiace, Pellegrini è pure romano, è tifoso da Roma, però tecnicamente perde troppo, cioè poi un centrocampista come lui è importante, deve ricoprire il ruolo che faceva Strootman l'anno scorso, ma non lo fa, non è un recupera palloni. Non fa filtro a centrocampo, cioè io 4 e mezzo sono stato pure abbastanza buono con Pellegrini. Under, passiamo a Under in attacco. Under, da lui mi aspetto un po' di più, una partita migliore, diciamo gli ho dato 5 e mezzo, diciamo che non è stato tanto attivo. Mi aspettavo qualcosa di più, però insomma non è stato uno dei peggiori. Diciamo che 5 e mezzo, una leggera insufficienza ci può stare. Passiamo a Dzeko. Dzeko in attacco non si è comportato male. Diciamo che il suo l'ha sempre fatto le solite sponde. E ha fatto un bel assist proprio al bacio per Cristante. Poteva fare molto di più sotto porta. Si è mangiato un bel po' di tiri come al solito. Diciamo che gli potevo dare anche 6 e mezzo, ma gli ho dato 6 perché perché la Roma non ha vinto, quindi non me lo sentito dargli più di 6. Però da Dzeko mi aspetto qualcosa di in più anche sotto porta, diciamo, uno che due anni fa ha fatto 30 gol, mi aspetto un po' di più, un minimo di più, almeno in casa col Chievo Verona. Poi passiamo al migliore in campo, secondo me, il migliore in campo insieme a Florenzi, ma secondo me questo è stato il migliore in campo. Stefano Esciaraui, il faraone, che gli ho dato un 7 pieno, ragazzi, un 7 pieno ma meritatissimo. Io gli avrei dato pure 7 e mezzo, ma a me pareva troppo, quindi gli ho dato 7. Ha fatto un partitone in fase d'attacco e si è fatto trovare sempre pronto sotto porta. Ha fatto il gol che ha aperto proprio è stato il primo gol della Roma, bel gol su un fantastico assist di Florenzi. E poi si è fatto trovare pronto su diverse occasioni, poi ci sono stati i miracoli di Sorrentino come al solito, e anche in fase difensiva è rientrato spesso, ha dato una mano a Kolarov, quindi secondo me il migliore in campo, 7 pieno, se lo merita. Passiamo ai subentrati. Karsdorp, ragazzi, non so, ho voluto essere troppo cattivo con lui, però a sufficienza non gli ho pure dato, gli ho dato 5 e mezzo. Diciamo che non è che ha fatto grandi errori, però insomma poteva fare molto di più in fase difensiva, quindi 5 e mezzo. De Rossi è subentrato a gara in corso, anche lui gli ho dato 5 e mezzo, non mi è piaciuto rispetto al solito De Rossi che recupera tanti palloni, è stato un po' spaesato, è entrato un po' con la testa altrove, un po' distratto, quindi gli ho dato 5 e mezzo. Diciamo da lui che è il capitano mi aspetto sempre un rendimento maggiore. Poi passiamo a Kluivert, che ragazzi è entrato all'82esimo, 83esimo, è dato senza voto, non sono riuscito a valutarlo perché ha giocato pochi minuti. Poi agli allenatori, ragazzi, qui passiamo a un'altra nota dolente della squadra, Di Francesco. Gli ho dato 4, gli ho dato più dell'ultima volta, ma secondo me merito che non siamo riusciti a vincere, soprattutto la responsabilità dell'allenatore, ragazzi, mi dispiace, ma questa squadra non ha un gioco rispetto alle altre squadre, non ha un gioco, non crea palloni, cioè a parte il lancio di Florenzi eccetera eccetera, non c'ha un gioco la squadra. Finché non incomincerò a vedere un gioco serio da parte della Roma, che riuscirà a portare dei punti, se conquisterà dei punti, non c'è questa squadra, ragazzi, non ha le palle. Oh, Di Francesco 4 e basta, se lo merita. E passiamo a Danna, l'allenatore del Chievo, che io ho dato 6 e mezzo, una buona partita, ha sistemato diciamo bene il Chievo, quindi 6 e mezzo. La squadra della Roma appunto gli ho dato 5 perché la difesa è stata una difesa pessima, ha sbagliato tutto. E appunto il Chievo invece gli ho dato 6 e mezzo, una squadra che ha fatto il suo, e quindi 6 e mezzo.
è una squadra, ragazzi, che non possiamo presentarci così contro il Real. È una squadra senza gioco e senza palle. Una squadra senza gioco e senza palle. Non si può, non si può. Andiamo col carretto. Mercoledì o martedì andiamo col carretto al Real. Andiamo a piana fracca dei gol. Io direi non presentiamo, se almeno abbiamo 3-0 a tavolino e vi diamo le figure di merda. Poi passiamo al migliore in campo del Chievo, con cui è stato Birsa e Sorrentino, ragazzi. Non sono riuscito a trovare il migliore in campo. Io direi che Sorrentino ogni anno contro di noi deve fare sempre miracoli. Io non ce la faccio più. Ma Sorrentino, ma dai, ma perché solo contro di noi? Solo contro di noi, fa il diavolo a quattro, si trasforma, diventa Superman, miracolo di qua, miracolo di là, cioè, ma non è possibile. E Birsa, che ha fatto un euro gol e in tutto sommato ha fatto una buona partita, pure lui ho dato 7. Diciamo, sono stati i migliori in campo. Il peggiore in campo è stato Luca Rossettini, autore del gol, del secondo gol, se non sbaglio, o del primo gol. Comunque è stato, secondo me, peggiore in campo, e è stato molto distratto, ha perso tanti palloni in difesa, quindi questo è. Queste erano le mie pagelle, spero che vi siano piaciute, se è così lasciate un mi piace, ditemi la vostra, sia voi tifosi della Roma o non tifosi della Roma, voi sportivi che avete visto la partita, ditemi che ne pensate di questa Roma senza gioco, ma soprattutto senza palle. Non possiamo andare avanti così, un campionato intero, non si può. Non se poi io vedo i primi tre punti della Roma meritati, perché pure contro il Torino la Roma non ha meritato la vittoria, però ha vinto. Voglio vedere una reazione da questi giocatori, almeno voglio vedere una piccola reazione contro il Real. Io ho fiducia in Di Francesco e nella Roma, però così non se può, ragazzi, non se può. Comunque alcuni giocatori non meritano di indossare questa maglia, alcuni giocatori non la meritano proprio. Io comunque vada, io mi piace, se vi è piaciuto, un commento qui sotto, una bella condivisione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, Road2500, vi lascio le playlist qua sopra, andate a dare un'occhiata, siete persi i video scorsi su tutte le cose, insomma, vi lascio qua sopra la playlist. E niente, sempre e comunque vada, forza Roma, sempre e comunque, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, sempre e comunque, forza Roma sempre, dai, vamos, dai, bella! Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show